Benvenuti a un nuovo episodio di Mind Zone. Io sono Giorgio Rutelli e oggi con me c'è Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale. Salve. Che insieme ad ADN Kronos ha creato questo format che si chiama Mind Zone per discutere delle sfide del nostro tempo. E la nostra ospite oggi è Natalie Tocci, direttrice dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Benvenuta. Grazie. Adesso lascerò a Rosario il compito e l'onore di fare la prima domanda. Prima domanda, affrontiamo subito la questione. Parliamo di globalizzazione. Allora, la globalizzazione, così come l'abbiamo conosciuta, è di fatto finita. Parliamo di quella globalizzazione in cui eravamo molto attenti alle catene del valore lungo e soprattutto all'efficienza più che alla sicurezza. Oggi ci troviamo in una situazione in cui c'è una radicale modifica di questa globalizzazione, ovvero andiamo verso una sorta di regionalizzazione, ovvero delle nazioni che in un qualche modo condividono valori e interessi strategici che si mettono insieme e che competono con altrettante realtà. In questo quadro esce fuori questo concetto strategico della Securenomics. La Securenomics è sostanzialmente l'attenzione alla sicurezza economica, cercando di produrre maggiormente a livello centrale e di evitare dipendenze strategiche. Tra l'altro questa è la strategia che metterebbe in campo il governo laburista inglese, quindi nei prossimi anni dovrebbe essere quella la strategia. Da questo punto di vista l'Unione Europea ha fatto quella che ha chiamato strategia per la sicurezza economica, che è stato un grande cambiamento rispetto a un periodo di una certa ingenuità, vogliamo dire, dell'Europa rispetto alle filiere. Pensa che riusciremo a mettere in campo questa strategia? Allora, innanzitutto, forse una riflessione brevissima di carattere abbastanza generale. Giustamente, no, si diceva la globalizzazione, così come l'abbiamo conosciuta, non c'è più, non ci sarà più. Quella globalizzazione apparteneva a un mondo, chiamiamolo il mondo aperto, no? Il mondo dell'ordine liberale internazionale, il mondo in cui si pensava che l'interdipendenza fosse esclusivamente fonte di prosperità, di pace, di efficienza, di tante belle cose. Poi quello che è accaduto, ma in realtà poi non soltanto negli ultimi anni, ma nel corso, perché è stato un qualcosa di progressivo, nel corso degli ultimi 20 anni ci sono state diverse strette di chiusura, diciamo, no? L'11 settembre, la crisi della sicurezza, la crisi finanziaria globale e la prima messa in discussione della globalizzazione, le varie sfaccettature nella crisi della liberal democrazia e quindi dalla Brexit alla prima elezione di Donald Trump, la pandemia e quindi la seconda messa in discussione della globalizzazione e in questo caso appunto il nesso sicurezza, quindi l'insicurezza generata dall'interdipendenza e poi appunto le due guerre, quella in Ucraina, quella in Medio Oriente, chissà, forse quelle che verranno nell'Asia Pacifico. Allora, per far fronte a questo dilemma, no? Che da un lato il mondo aperto non c'è più, ma dall'altro non ci possiamo permettere in realtà un mondo chiuso e quindi si tratta di navigare queste contraddizioni tra apertura e chiusura, in realtà vediamo che ogni tanto spuntano fuori, diciamo, dei nuovi concetti, dei nuovi termini e quindi si è parlato di autonomia strategica, di responsabilità strategica, si è parlato di sicurezza economica, si parla appunto di Secure Economics, si è parlato del de-risking, gira che ti rigira, tutti questi concetti sostanzialmente vanno a parare su tre cose. Da un lato devi diluire le tue dipendenze potenzialmente pericolose. Allora, questa diluizione in alcuni campi, pensiamo a quello energetico nei confronti della Russia, arriva fino al decoupling, no? Cioè la cesura totale di una relazione potenzialmente pericolosa come era la dipendenza sui fossili, in particolar modo sul gas dell'Europa nei confronti della Russia.
Se diluisci o addirittura fai un decoupling, un disaccoppiamento da un lato, è evidente che devi fare perlomeno altre due cose. Da un lato devi diversificare le tue relazioni economiche con altri paesi, e qua entra in ballo il tema del questa diversificazione, appunto, e in che modo si intreccia con la rivisitazione di una globalizzazione che magari è più, tra virgolette, regionalizzata. E dall'altro c'è il tema di aumentare la tua produzione interna, no? Quindi in qualche modo compensare la diluizione da un lato con la diversificazione e con l'aumento della produzione interna. Allora, l'Europa, quindi il dato certo è che questa roba qua si farà. Quello che è molto più incerto è il come si farà, perché in realtà è una strategia che può essere affrontata in modi molto diversi. Può essere affrontata in un modo, diciamo, piuttosto becero, aumento i dazi e basta, e in realtà in parte è quello che si sta facendo. Si può avere un livello, diciamo, di ambizione più alta e mettere in campo una politica industriale, reimmaginare partenariati economici diversi, diciamo, con altri paesi, cosa non facile, poi magari ci ritorniamo, nella misura in cui appunto nel mondo aperto che cosa si faceva? Si firmavano accordi di libero scambio. Questi accordi di libero scambio, diciamo, che non vanno proprio più per la maggiore, no? E quindi se tu devi diversificare queste tue relazioni economiche, qual è la sostanza di questa diversificazione? Cioè, in che si sostanziano questi nuovi partenariati economici? Quindi, diciamo, la vera domanda non è tanto il se questa sarà l'agenda, sì, lo sarà, la vera domanda è quale sarà il livello di ambizione e soprattutto le dinamiche di politica interna, perché mentre questa agenda viene determinata dall'esterno all'interno, le dinamiche di politica interna all'Unione Europea, intendo, determina in larga parte il come questa priorità verrà affrontata. Ecco, io invece passerei a un tema legato alla difesa. E davanti a noi c'è il summit NATO di Washington, nel quale ci sarà più o meno il debutto, nel senso che non è un vero debutto perché prenderà effettivamente servizio ai primi di ottobre, ma c'era il debutto di Mark Rutte, l'ex primo ministro olandese, che è stato designato segretario generale della NATO. E quindi questo è un tema molto rilevante, perché ovviamente, tra l'altro, è un summit NATO che si svolge negli Stati Uniti alla vigilia poi delle elezioni americane. E invece, guardando in Europa, la questione della difesa è una questione che si pone davanti alla nuova commissione. Ursula von der Leyen aveva parlato di un commissario alla difesa da istituire in questa nuova commissione. Ovviamente sarebbe un commissario all'industria della difesa, perché sappiamo che è molto difficile in questo momento condividere eserciti, eccetera. Quindi quali sono, diciamo, qual è lo status al momento da una parte della NATO e di questa nuova questo nuovo vertice, di questo ruolo affidato a Mark Rutte, e dall'altra dell'Europa che dovrebbe in teoria costruire una nuova identità anche nella difesa? Allora, innanzitutto forse un paio di parole su Rutte. Peraltro ci è voluto parecchio prima che si arrivasse, diciamo, a questa decisione. Ricordiamo, per due volte il mandato di Jens Stoltenberg è stato diciamo, prolungato. E quindi, insomma, finalmente si arriva a questa decisione. È una buona decisione, nel senso che Mark Rutte è innanzitutto, come evidente, un politico, come dire, con una vasta esperienza. È stato primo ministro dell'Olanda per diversi anni. Ha gestito, diciamo, fasi complesse, soprattutto penso a livello, appunto, dell'Unione Europea, nel tragitto, diciamo, dell'Unione Europea. Insomma, diciamo, è una persona che negozia bene, è un pragmatico sostanzialmente, è una persona di buon senso, non è, come dire, non è tirato, diciamo, dall'ideologia, che sia da una parte che sia dall'altra. Insomma, quindi da un certo punto di vista, ecco, è un'ottima notizia per la NATO. Un'ottima notizia per la NATO in un momento in cui la NATO ha un disperato bisogno di ottime notizie, perché, come giustamente
dicevi, è una NATO che si affaccia a un potenziale, diciamo, ritorno di Donald Trump, e ricordiamo che già la prima amministrazione di Donald Trump, è vero che poi, come dire, ha abbaiato molto più di quanto non abbia morso, ma l'abbaiare nel caso della NATO, che è alla fine della fiera, un'alleanza che regge su una parola chiave, che è la fiducia. E quindi il mettere in dubbio, anche soltanto il paventare la possibilità che l'articolo 5, che è l'articolo di difesa collettiva della NATO, possa venir meno, è in realtà qualcosa, come dire, non sono solo parole, ma sono parole che sono potenzialmente, diciamo, hanno un impatto potenzialmente devastante. Quindi è un Rutte che dovrà navigare, diciamo, dovrà pilotare una NATO in una fase potenzialmente estremamente complessa, e naturalmente, come sappiamo, infinitamente più complessa di quanto non lo fosse nel 2016, appunto quando arrivò Donald Trump alla Casa Bianca per la prima volta, perché il continente europeo è in guerra. E quindi sappiamo o possiamo immaginare quantomeno due cose. La prima, che riguarda in maniera molto più specifica e a breve termine la NATO, quindi che cosa farebbe, l'Ucraina, che cosa farebbe la NATO laddove Trump, ancor prima di arrivare alla Casa Bianca, magari tra novembre e gennaio, laddove appunto dovesse venire eletto, facesse una telefonata a Vladimir Putin, sostanzialmente concedendo esattamente quello che Putin ha chiesto, che peraltro a ridosso della conferenza di pace ucraina in Svizzera, sostanzialmente Putin ha detto quali sarebbero i termini della resa, non la chiamo la pace, la chiamo la resa, insomma. E Trump possibilmente, probabilmente direbbe, ma a me va bene, no? E quindi, diciamo, cosa farebbe la NATO in quel tipo di scenario, quindi specifico all'Ucraina? Sarebbero in grado gli altri paesi, gli altri alleati della NATO, di colmare il vuoto lasciato dagli Stati Uniti? E questo naturalmente poi si intreccia con la domanda ancora più ampia del può una NATO, tra virgolette, europeizzarsi nella misura in cui gli Stati Uniti dovessero fare, non dico, perché non credo che sia plausibile che Trump totalmente, come dire, una cesura, diciamo, con la NATO, in realtà non credo che sia plausibile, in realtà non è assolutamente probabile, però sicuramente un progressivo disimpegno da parte degli Stati Uniti, peraltro, aggiungo, sia sotto un'eventuale amministrazione Trump, ma anche sotto un'eventuale amministrazione Biden, nel senso che ci sono delle forze strutturali che comunque spingono gli Stati Uniti ad assumersi meno responsabilità nel teatro europeo. Quindi, diciamo, una NATO che in qualche modo deve rispolverare un vecchio piano, che era l'idea del pilastro europeo nella NATO, che è stata un'idea che era stata paventata tra gli anni 90 e i primi anni 2000, poi sostanzialmente è stata accantonata. Ecco, riprendere quella idea in mano, e questo in realtà arriva alla tua seconda domanda, che riguarda appunto un eventuale commissario europeo alla difesa. Allora, come giustamente dicevi, un commissario europeo alla difesa è un commissario per l'industria della difesa europea, cosa che però è estremamente importante. Il punto qual è? Che questo commissario può essere la metto, come dire, abbastanza brutalmente, circa la metà dell'attuale commissario Thierry Breton, cioè commissario Breton, commissario attuale all'industria, che vede nel suo portfolio attuale sia la difesa sia lo spazio, ma anche tutte le altre industrie. Quindi potrebbe essere o un dimezzamento, diciamo, di Breton, oppure, e questa è la vera domanda, diciamo, interessante, laddove, ma non sarà una decisione presa adesso, perché sarà una decisione probabilmente presa nei prossimi 6-9 mesi, laddove ci dovesse essere un nuovo fondo europeo per la difesa, per intenderci i famosi euro bond della difesa, se ci dovesse essere un Next Generation EU per la difesa per 100 miliardi, gestito da questo commissario,
Beh, allora insomma, diventa un pochino più interessante, e diventa più interessante perché diventa una delle componenti che possono rendere vera e reale quest'idea di un pilastro europeo all'interno della NATO. Perfetto, restiamo a livello europeo e restiamo a livello dei fondi, no? Parliamo un attimo di transizione verde. L'Europa è diventata una leader mondiale per quanto riguarda il sistema di regolamentazione e anche per una strategia molto raffinata rispetto al cambiamento climatico. Detto questo, però, come dire, ci siamo trovati a focalizzarci soprattutto sul lato della domanda e della diffusione di tecnologie, mentre gli Stati Uniti, con l'ultima policy, che è quella dell'IRA, hanno sostanzialmente cambiato lo scenario, cioè siamo passati da una strategia di buy a una strategia di make di tutta questa tecnologia legata all'innovazione verde. Che fine ha fatto il Fondo di sovranità europeo, che doveva essere quello che in un qualche modo aiutava a questo cambiamento? Ci sono delle indicazioni a grandi linee che i nuovi scenari europei comprendano che per fare questo serve una politica industriale mirata e una capacità economica centralizzata? Allora, è interessante il modo in cui l'hai messa, appunto, tra il buy e il make. Io in passato me la raccontavo in un modo simile ma diverso. Cioè, sostanzialmente, Europa e Stati Uniti, naturalmente entrambi interessati nella transizione energetica. Come fai la transizione energetica? Crei un differenziale di prezzo tra il nero e marrone da un lato, quindi idrocarburi diciamo da un lato, e il verde dall'altro lato. L'Europa questo differenziale di prezzo lo fa, tra virgolette, tassando il marrone e il nero, no? E quindi che sia l'ETS, che sia esternamente il CBAM, che siano altre varie forme di tassazione e di regolazione. Gli Stati Uniti creano esattamente lo stesso differenziale di prezzo sussidiando il verde, e qua entra in gioco appunto la politica industriale. Allora, perché? Innanzitutto perché questa differenza? Diciamoci la verità, gli Stati Uniti hanno molte, questo va detto perché altrimenti no, sembriamo veramente dei masochisti diciamo in Europa, gli Stati Uniti hanno naturalmente una condizione politica da un lato e fiscale e monetaria dall'altro che l'Europa non ha. Politica, che cosa intendo? Non ci sarebbe mai stato un accordo negli Stati Uniti a passare un piano così ambizioso, comunque mirato alla transizione energetica, attraverso l'idea che bisognava in qualche modo alzare le tasse. È totalmente antitetico a quello che è poi il sistema, diciamo, politico degli Stati Uniti, soprattutto in questo momento che sappiamo essere di estrema polarizzazione politica. Quindi in realtà l'unico modo per arrivare, diciamo, a trovare la quadra era attraverso un gigantesco programma di spesa, e un gigantesco programma di spesa che non era neanche chiamato appunto verde, clima, no, l'hanno chiamato appunto l'Inflation Reduction Act, quindi proprio gli dai un altro nome che non c'entra assolutamente niente con quello che stai facendo. In realtà, diciamo, sì, era mirato al clima, era anche molto mirata alla Cina, perché poi sappiamo queste due cose, diciamo, essere strettamente collegate, essendo la competizione con la Cina una competizione tecnologica in cui le tecnologie verdi hanno comunque un ruolo assolutamente di primo piano. Nel caso dell'Europa, naturalmente, innanzitutto inizialmente non pensavamo a questo con un occhio alla Cina, cioè pensavamo a tutto questo, tra virgolette, esclusivamente con un occhio al clima e alla transizione energetica. E quindi questo differenziale di prezzo lo abbiamo, diciamo, fatto con gli strumenti che avevamo a disposizione. Però qua arriva il vero punto. E, ok, ci siamo resi conto che però, come dire, creando questo differenziale solamente attraverso, diciamo, misure di tassazione, la metto
da non economista, però insomma per capirci, e naturalmente rischiava e ha rischiato e anzi ha causato tutta una serie, diciamo, di mal di pancia. E quindi appunto entra in gioco l'idea che no, insomma anche noi abbiamo bisogno di una politica industriale, abbiamo bisogno di nuovi fondi, il fondo alla sovranità, che fine ha fatto? Ha fatto il fine che sono finiti i soldi. Sono finiti i soldi e che quindi, diciamo, un fondo consistente sulla sovranità, sulla transizione, lo vogliamo chiamare anche noi l'Inflation Reduction Act, va benissimo, lo possiamo chiamare quello che ci pare, ma sostanzialmente serve un accordo, diciamo, inquadrato all'interno del prossimo quadro pluriennale finanziario dell'Unione Europea, in cui c'è tanta ciccia appunto su questo, sulla difesa, sugli altri temi di cui abbiamo, sulla tecnologia, poi magari ne parleremo. Su qual è il problema e la difficoltà di questo momento? Ed è per questo che dicevo, l'agenda viene determinata da quelle che sono le sfide esterne. Il come si affrontano viene determinato dalla politica, le dinamiche politiche interne. Un nuovo fondo per la sovranità, che magari non è di 100 miliardi, è di 200, 300, 400 miliardi, c'è una roba, come dire, dove c'è ciccia, anche perché poi ricordiamo che comunque il budget dell'Unione Europea è un budget di 7 anni, quindi comunque, come dire, ricopre un lasso di tempo piuttosto lungo. Naturalmente ha alla base l'idea che ci debba essere più integrazione, più Europa, come dire, è un'agenda fortemente europeista. Un'Europa dove, come sappiamo, c'è l'ascesa delle destre, i sovranismi, i populismi, i nazionalismi di ogni genere, questa è l'Europa che si accorda su un aumento così significativo del bilancio europeo, grande punto di domanda. E se non si accorda a livello europeo per una roba del genere, e questa cosa comunque va fatta e andrà fatta, perché la fanno gli Stati Uniti, a modo loro la fanno i cinesi, quindi per forza non la dobbiamo fare. Qual è il problema e il rischio? Che la fanno gli Stati, ma la fanno quali Stati? E la fanno gli Stati in che modo? Attraverso quello che è già accaduto, l'allentamento delle regole degli aiuti di Stato, la fanno gli Stati che se lo possono permettere. E quindi c'è il rischio che un'agenda, diciamo, meno diciamo europeista a livello dell'Unione Europea, che quindi non ha e non riesce ad avere il livello di ambizione di accordarsi su una nuova misura del genere, fa ricadere il tutto, diciamo, sugli Stati, lo fanno gli Stati che se lo possono permettere, quelli che non se lo possono permettere, ossia il nostro, non lo fanno, e questo rinnesca, diciamo, una dinamica centrifuga all'interno dell'Unione Europea, per certi versi non troppo dissimile da quella che era stata innescata con la crisi dell'Eurozona. Bene, adesso io porterei il discorso un po' più a sud, abbiamo parlato di Europa, Stati Uniti, parlerei dell'Italia nel Mediterraneo e dell'Italia in quello che si può chiamare Mediterraneo allargato, ma insomma in generale l'Italia e i suoi rapporti con il Nord Africa, con il Medio Oriente, il piano Mattei, che è un progetto di questo governo per costruire delle interconnessioni soprattutto energetiche, ma insomma di vario tipo, con questi paesi appunto che affacciano sul Mediterraneo o che comunque fanno parte di una regione più ampia. Come valuti questo piano in generale, ma anche quello che sta succedendo in questi mesi? Ci sono state già delle prime mosse concrete? Sicuramente l'Italia ha un vantaggio geografico nell'essere potenzialmente un hub energetico e anche di interconnessione, per esempio, di dati. Come vedi questo piano appunto nei prossimi anni, proprio anche in relazione con quello che hai appena detto sul fatto che non sarà facile trovare invece in Europa e con l'Europa degli spazi per investimento, debito comune, ampliamento anche di una sicurezza energetica che al momento l'Europa comunque non ha? Sì. Allora, innanzitutto un'osservazione anche qua di carattere più generale, che sia importante, anzi che sia esistenziale, sviluppare, rafforzare relazioni con il cosiddetto sud globale è fondamentale.
Tu mi direi, vabbè, ma perché adesso? No, perché in realtà uno vedeva anche prima. No, adesso molto di più. Perché? Perché è cambiato, sta cambiando il sistema internazionale. Cioè, ritorniamo qua al discorso, no, del mondo aperto e il mondo chiuso. Ecco, il mondo aperto aveva, al netto di tutta una serie di norme, di regole e via dicendo, una determinata struttura di potere alla base. Ed era sostanzialmente il potere, come dire, era un mondo unipolare, in cui l'unico vero centro, polo, diciamo, di potere a partire dalla fine della guerra fredda erano gli Stati Uniti. Quel mondo non c'è più. Un mondo non c'è più, non si riesce bene a capire esattamente il mondo in cui viviamo, come possiamo descriverlo, no? C'è chi dice che è multipolare, ci sono diversi centri di potere, c'è chi dice no, in realtà c'è una nuova forma di bipolarità che ruota attorno a Stati Uniti e Cina, con altri poli, diciamo, che tendono da una parte o dall'altra, che sia l'Europa che tende verso gli Stati Uniti, che sia la Russia che tende verso la Cina. C'è chi dice no, ma neanche questo riesce a descrivere e catturare appieno quello che sta accadendo. È un mondo apolare, perché ci sono tutta una serie di paesi, precisamente in quel sud globale, che non si vogliono schierare da una parte o dall'altra, che giocano un pochino la loro partita. Ecco, tutte queste cose sono vere allo stesso tempo, contemporaneamente. Quindi la voce di questo sud globale, che si fa sentire sempre di più, nei modi più diversi, no? Cioè abbiamo, non so, da un Sudafrica che apre il processo contro Israele alla Corte Internazionale di Giustizia, a un'India che è membro dei BRICS ma è anche membro del Quad, assieme appunto agli Stati Uniti, al Giappone, all'Australia. Cioè, diciamo, ci sono tutta una serie, diciamo, di esempi, al Kenya che adesso si fa carico di una missione per riportare l'ordine a Haiti. Diciamo, tutta una serie, diciamo, di esempi che danno un pochino il senso di questo mondo in cui ci sono altri attori che giocano la loro di partita. E quindi in un mondo in cui non ce la cantiamo e ce la suoniamo più da soli, è evidente che in qualche modo avere, rafforzare rapporti con i paesi dell'Africa, i paesi del Golfo, i paesi del Medio Oriente è importantissimo. Bon, quindi questa è la premessa del ragionamento. Quindi l'intuizione è corretta. Qual è il problema? Sono due. Da un lato, e forse più importante, che non ci stanno soldi. Cioè, i soldi che sono stati messi, diciamo, nel piano Mattei sappiamo essere in larghissima parte fondi che già esistevano. C'era un fondo per il clima che già esisteva e che è stato, diciamo, rinominato, dirottato a un altro fine. Ma anche questo fondo per il clima era in larga parte mirato comunque a finanziamenti esterni all'Italia. Quindi in larga parte c'è il nostro solito problema come Italia, che magari abbiamo anche delle buone idee, ma non abbiamo i soldi poi per realizzarle. E questo in realtà, in che modo questo governo sta cercando di e ha cercato di mitigare un po' questo problema? Tirando in ballo altri, no? E quindi vediamo il modo in cui il G7, a presidenza italiana, ha cercato di coinvolgere, diciamo, gli altri paesi del G7, che magari qualche soldo in più di noi ce l'hanno, precisamente in questo genere di progetto. Ad oggi, diciamo, è una storia, se proprio vogliamo essere generosi, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, nel senso che sì, si è discusso di queste cose, poco più del collegare magari alcuni punti che già esistevano. Non so, c'era un'iniziativa del G7 per un partenariato per le infrastrutture in Africa, quindi questo collegato al piano Mattei, però non ci sono molti nuovi fondi dietro a tutto questo. Quindi per adesso, appunto, al massimo c'è stato un lavoro, diciamo, di coordinamento. Il secondo problema è quello che è l'obiettivo, perché l'obiettivo di tutto questo esercizio qual è? In che misura è realmente mirato allo sviluppo in Africa, la transizione energetica, le infrastrutture,
e in che misura è legato all'altro vero obiettivo, che è il contenimento della migrazione. Nella misura in cui c'è questo secondo componente, è abbastanza trasparente e è trasparente agli occhi dei nostri interlocutori, naturalmente, come dire, la credibilità di quello che stiamo cercando di fare viene quantomeno un pochino minata. Quindi, per riassumere, ottima idea, va fatto, ma anche qua il come si fanno le cose, il quanto ci si mette, il con chi si lavora e in fondo il che cosa realmente si sta cercando di ottenere sono altrettanto, se non addirittura più importanti. Guarda, l'ultima domanda te la farei sulla cosa che sta più a cuore al centro, che è l'innovazione tecnologica e soprattutto l'alta innovazione, quindi quella dirompente. È di tutta evidenza che negli ultimi 10-15 anni questo è stato un fattore strategico all'interno della geopolitica. Penso solo al confronto tra Stati Uniti e Cina, che è evidentissimo, no? In tutto questo nuovo scenario, sia Stati Uniti che Cina utilizzano l'alta innovazione sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista militare. Ed è di tutta evidenza che il contrasto è su questo. Tutto questo sta cambiando un po' le alleanze geostrategiche. E come le sta cambiando rispetto all'alta innovazione? E soprattutto, che ruolo prenderà l'India, che è una nazione fortemente in prospettiva di sviluppo e che, non ce lo nascondiamo, ai manager più avveduti delle grandi realtà internazionali inizia anche un po' a fare paura. Sì. E quindi, come dire, volevo sentire la tua opinione su questo. Allora, innanzitutto sono assolutamente d'accordo sul ruolo che ricopre la tecnologia e l'innovazione in questo contesto. Anche qua, per fare, diciamo, un confronto con il passato, se prendiamo la Guerra Fredda, aveva anche lei tante sfaccettature, ma c'era una dimensione dominante della competizione strategica, che era la dimensione nucleare. Poi, sì, c'era tanto altro, magari per i primi due decenni c'era anche un tema di competizione economica, naturalmente c'era un tema di competizione strategica, no? Quali dei due sistemi politici, diciamo, avrebbe avuto la meglio, ma tutto questo si declinava soprattutto nella dimensione nucleare. In questo caso la competizione Stati Uniti-Cina si declina essenzialmente sul tema tecnologico, che, come giustamente dicevi, ha anche, diciamo, i suoi risvolti militari, però quella è la sostanza della competizione. E quindi assolutamente centrale. Questo che cosa significa? Da un lato la competizione genera anche dei risultati potenzialmente positivi, no? Appunto, prima parlavamo, ad esempio, dell'Inflation Reduction Act, no? Se non ci fosse stata la dimensione della competizione con la Cina, l'Inflation Reduction Act, ovviamente, non, cioè, se fosse stato soltanto, tra virgolette, per motivi climatici, probabilmente non ci sarebbe stato, no? Quindi, diciamo, è anche una competizione che può contribuire ad apportare qualcosa, diciamo, come dire, alle grandi sfide globali. Quindi non è tutto negativo. Naturalmente, però, c'è anche tanto di potenzialmente negativo e soprattutto, qual è il problema e la difficoltà? Il fatto che le grandi sfide del XXI secolo, che sono quella tecnologica, quella demografica, diciamo, e quella climatica, sono tutte e tre transnazionali. E per definizione una sfida transnazionale richiede una governance multilaterale e globale. E questo contesto non è un contesto che facilita naturalmente soluzioni e approcci e disposizioni multilaterali. Quindi il vero problema è questo. Sull'India è un grande punto di domanda, perché è abbastanza evidente, lo è già da un punto di vista, diciamo, demografico e da un punto di vista del tasso, diciamo, di crescita, perché mentre vediamo, diciamo, una Cina che, accompagnata a una demografia oramai in declino, si sta, tra virgolette, assestando, continuerà a crescere naturalmente più di noi, ma non avrà più probabilmente quei tassi di crescita che aveva 10-15 anni fa. Quindi in qualche modo è una curva che si sta
non dico che si sta appiattendo, però sicuramente diciamo che sta rallentando. L'India no. Quindi l'India è all'inizio, diciamo, della sua ascesa e non sappiamo bene, da un punto di vista politico e strategico, questo come si declinerà. Cioè, sarà un'India dove prevarrà la competizione con la Cina e che quindi vedrà e dove comunque la democrazia reggerà, e le ultime elezioni in India sono in realtà un'inaspettata buona notizia, no? Nel senso, cioè, uno di quei casi, cioè, quando, come dire, c'è un risultato elettorale che non ti aspettavi, quello è il test, come dire, migliore per dire ancora, vuol dire che ancora esiste la democrazia, no? Cioè, quando è tutto così scontato, il risultato conferma, diciamo, l'aspettativa, uno dovrebbe iniziare a mettersi un po' paura. Ecco, in India effettivamente c'è stata una sorpresa. Quindi prevale quell'India lì con cui la sua crescita in realtà è qualcosa che aggiunge, che apporta a quelle che potrebbero essere le soluzioni globali, oppure no? E ad oggi abbiamo dei segnali, diciamo, discordanti da una parte e dall'altra, e probabilmente una risposta definitiva non l'avremo ancora per molti anni. Grazie a Natalie Tocci, grazie a Rosario Cerra e grazie a voi che ci avete seguito. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Mind Zone.